Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, mercoledì 10 febbraio, è il giorno nel quale ha inizio la Quaresima, il mercoledì delle ceneri. Il periodo di 40 giorni che precedono la Pasqua di Resurrezione, nei quali la Chiesa Cattolica invita i fedeli ad un cammino di penitenza, di preghiera, di carità, per giungere convertiti al rinnovamento delle promesse battesimali, che si compirà appunto la domenica di Pasqua. Momento caratteristico della liturgia del mercoledì delle ceneri è lo spargimento da parte del celebrante di un pizzico di cenere benedetta sul capo dei fedeli. È consuetudine che le ceneri utilizzate per l'imposizione delle ceneri sul capo dei fedeli si ricavino dalla bruciatura dei rametti di palme o di ulivo benedetti in occasione della Domenica delle Palme dell'anno precedente. Altro aspetto caratteristico della liturgia che ha inizio il mercoledì delle ceneri è l'uso del colore viola per i parametri sacri, nonché il fatto che per tutto il periodo quaresimale non si canta l'alleluia e non si recita la gloria. La Chiesa richiede in questo giorno si osservi il digiuno e l'astinenza dalle carni. Per quanto attiene il periodo di quaresima, che inizia con il mercoledì delle ceneri, insegna a Sant'Agostino, il cristiano anche negli altri tempi dell'anno deve essere fervoroso nelle preghiere, nei digiuni e nelle elemosine. Tuttavia questo tempo solenne deve stimolare anche coloro che negli altri giorni sono pigri di queste cose. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, con il Messaggero. Vediamo la prima pagina che apre con borse, allarme, banche centrali, Fed e BCE pronte a intervenire per arginare il crollo dei mercati e stimolare l'economia. Altro tonfo nelle piazze UE, Milano perde il 3,2%, petrolio sotto i 28 dollari, vola l'euro. In centropagina la foto notizia, al via il festival Fra Canzoni e le attese polemiche, Sanremo, l'unico brivido è Elton John. E a Roma, sede gratis dietro al Palatino, gli ex vigili urbani, scandalo affitti comunali, le associazioni non pagavano nemmeno per le utenze. Entriamo all'interno, vediamo in primo piano paura sui mercati, borse ancora giù, Milano cede il 3,2%, l'euro si impenna, l'Europa brucia altri 130 miliardi, spread a quota 144, il petrolio scende sotto 28 dollari, oggi la parola alla Fed e le banche italiane restano sotto pressione, volano i rendimenti dei titoli di Stato della Grecia. Nel taglio basso il caso c'è il rischio di una recessione globale, il report Citigroup che divide gli analisti. E serve un'azione coordinata in campo, le banche centrali alla base della crisi, l'intreccio perverso tra la finanza e la frenata degli emergenti, il QE ha inondato i mercati di liquidità che però non riesce a spingere la crescita. Vediamo nella pagina successiva ancora banche, prepensionamenti per incentivare le fusioni, oggi il maxi decreto in Consiglio dei Ministri, l'ipotesi sconto fiscale per gestire gli esuberi, indennizzi solo per i risparmiatori truffati, ma la norma è in forse per i dubbi del Colle. Il Premier, crisi, non siamo l'epicentro, adesso trasformiamo il sistema bancario. Nel sommario vediamo in futuro meno sportelli e più digitalizzazione, meno retail e più banche di investimento ed ancora 2 anni di governo. Palazzo Chigi lancia slide e video, serve un rapporto diretto con i cittadini, basta con i talk show. Ancora in primo piano Roma dalla Chiesa, il centrodestra si divide, Marchini vado avanti, la Meloni candida la conduttrice ma Berlusconi e Forza Italia frenano le perplessità di Salvini, oggi nuovo vertice tra i leader. Rita telegiornalista con il culto di Silvio, per quanto riguarda il personaggio, il candidato civico, preferisco lasciare ad altri il gioco dei veti, ha dichiarato il Cavaliere, rilancia l'ipotesi Bertolaso. E la polemica a partiti, il PD subito la riforma, al di là dei grillini fascisti, dopo le
polemiche sul contratto per i candidati 5 Stelle, Guerini attacca una legge per la democrazia. Unioni civili, Renzi no all'utero in affitto. Oggi al Senato i primi scrutini segreti sul disegno di legge, mozione della Finocchiaro, la pratica sia reato ovunque, tensione nella maggioranza, il premier tira dritto, ora basta nascondersi, i grillini dicono sì alle adozioni, contrari solo in 3. E il retroscena mossa per riagganciare il nuovo centrodestra, ma i numeri restano in bilico, i centristi colgono la novità, però insistono sulla l'adozione dei bambini, la norma va stralciata, dicono, e quello interno ai Democrat, i cattolici, alla sinistra fatte varie concessioni, a noi ancora niente. Nel taglio basso, quarto, il sindaco ritira le dimissioni, resto per la città, imbarazzo di Movimento 5 Stelle, intanto il Movimento è in difficoltà in tutta la Campania, a Napoli manca ancora il candidato sindaco. Ed ancora il caso Rai che scuote il Partito Democratico, l'ira dei vertici contestati, Anzaldi, Renziano contro Campo Dall'Orto e Maggioni, ma i Dem rinnoviamo la fiducia, i malumori di Palazzo Chigi per i ritardi della riforma dei talk e dell'informazione. Scendiamo ancora nel, vediamo il taglio basso, dietro l'attacco c'è Palazzo Chigi, do consigli e combatto il Cencelli, e questa è l'intervista a Carlo Freccero. Andiamo ancora avanti, vediamo dal mondo, i migranti, allarme UE, la NATO sorpresa ma pronti ad agire, Germania e Turchia con l'appoggio degli USA spingono per l'impiego delle forze dell'alleanza, la cautela dell'Italia. La visita Mattarella contro le barriere, è sbagliato chiudere i confini, ha dichiarato il presidente negli USA, ha rassicurato sulla capacità di tenuta europea sul tema dell'immigrazione. Ed ancora vediamo Netanyahu, muro contro le belve, il premier israeliano, investimento di miliardi per estendere all'intero paese la barriera che cerca di fermare i terroristi, una gabbia per proteggerci, il governo invita l'esercito a distruggere i tunnel costruiti da Hamas sotto i confini. E nell'ospedale che cura i nemici abbiamo salvato 570 siriani, futuri, i feriti della guerra vengono raccolti al confine, non ci importa se sono civili o militari, le loro storie. Ed ancora vediamo nelle cronache, sempre dal Messaggero, Giulio, il ragazzo rapito sotto casa, le tracce del cellulare smentiscono gli egiziani, il telefono di Regeni si è spento subito, qualcuno lo attendeva al DOC, in Italia il PC del ragazzo, la procura del Cairo lo reclama. Ed ancora il documentario Ustica in TV, l'inchiesta sul missile francese, Priore, ma la pista da seguire è quella USA. Ancora a Roma le case del comune gratis agli ex vigili urbani, vediamo nel dettaglio la notizia, in una delle vie più belle della capitale, i circoli dei caschi bianchi in congedo, anni di affitto non pagato e c'è chi non versa le bollette, indagine della finanza, i numeri 18,5 in percentuale gli affitti con contratto tra gli immobili del comune del municipio, 49,6 la percentuale di immobili con contratto scaduto, abusivi non accertati e sfrattati, 23,36 in euro e centesimi, il costo dell'affitto di un alloggio con vista sul foro romano, infine 574 sono gli immobili del comune censiti nel centro storico. Un'associazione cercò invano di versare il canone sullo scandalo immobili, la Corte dei Conti apre 50 fascicoli. E nelle cronache ancora vediamo gli affari del clan Moccia a Roma, frutta e mozzarelle, aveva azioni della Lazio, arrestato il boss della camorra di Afragola con altri 7, le accuse di un pentito, partecipazioni azionarie nel calcio, l'operazione condotta da Finanza e Polizia, scoperte infiltrazioni anche nel settore alberghiero.
Prima pagina dedicata all'economia, vediamo Ilva scende in campo, la Cassa Depositi, partita da manifestazione di interesse dell'Istituto del Tesoro, finalizzata a un ruolo di minoranza all'interno di una cordata. Oggi pomeriggio scadono i termini previsti dal bando di gara, i dipendenti del gruppo sono in sciopero, si teme lo spezzatino. Ed entriamo all'interno, vediamo del Messaggero, vediamo ora la prima pagina dedicata alla regione Abruzzo, vediamo in apertura cosa riporta, eccoci, vediamo un attimo, aspettiamo il caricamento della pagina, vediamola in apertura, il Messaggero Abruzzo, qualche piccolo problemino con la rete, vediamo, prima pagina dedicata alla regione, abbiamo qualche piccolo rallentamento, bene, vediamo magari di passare intanto al centro, passiamo al centro, vediamo le prime quattro pagine del centro, l'edizione intanto dedicata a Pescara in apertura. Vediamo la prima pagina del centro di oggi, uccise il figlio, il giudice lo assolve, Pescara, Maravalle ritenuto non punibile, la moglie a giudizio del falso. In centropagina la fotonotizia, Ruglio, il pescarese dei Der Jack, strappa i primi applausi a Sanremo, ieri sera il debutto con mezzo respiro. Nelle cronache invece, case popolari in affitto a 13 euro al mese, sempre in Pescara, un primario mite e cordiale, oggi i funerali a San Giovanni Teatino. Nello sport invece Oddo consiglia, la Padula aspetta l'Italia. In basso, arrestato assenteista Asla, Lanciano, Portantino timbrava e usciva, è accusato di truffa. Vediamo adesso la prima pagina invece dedicata alla provincia di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, sempre del quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Vediamo in apertura, la prima pagina, eccoci. Oncologo nei guai per assenteismo, L'Aquila, volontario per la l'ILT durante l'orario di lavoro a processo. In centropagina, lotta all'epilessia, la Basilica di San Bernardino cambia colore, e quindi all'Aquila la facciata è stata illuminata. Nelle cronache, inquieti, timbrava il cartellino e andava a casa, in Avezzano nascondevano 6 kg di droga nell'armadio, 2 arresti. In Sulmona, giunta tecnica in alto mare, Ranalli frena. Nel taglio basso, chiesti contributi per i morti, la Guardia di Finanza ha denunciato 115 persone. Torniamo ancora all'edicola, vediamo la prima pagina dedicata a Chieti, Lanciano e Vasto, sempre dal centro. Prima pagina. Vediamo in apertura, arrestato Portantino assenteista, ecco la stessa notizia di prima, quindi a Lanciano timbrava ed usciva per ore, accusato di truffa alla ASL. La fotonotizia, appuntamenti in tutta la provincia, il giorno del ricordo, manifestazioni per gli esuli e le foibe. Nelle cronache, inquieti, Di Primio affida deleghe speciali a 7 consiglieri, sempre inquieti, un primario mite e cordiale, oggi funerali. E a Vasto invece, tassa in ritardo, la TOSAP arriva con già la mora. E ad Atessa, grave dopo la caduta in bici, 60enne di Sant'Eusanio si sbilancia e batte la testa. Ed ancora infine la edizione dedicata alla provincia di Teramo, vediamo in apertura cosa riporta la prima pagina appunto dedicata a Teramo.
ASL, 5 reparti sono fuori legge, non hanno le autorizzazioni sulla sicurezza esposto del personale. In centropagina i funerali di Cardinale, presidente del Velo Club Mosciano, tanti ragazzi in bici per l'addio al loro allenatore. Nelle cronache blitz antidroga alla Villa, 3 denunciati. In Roseto, sindaco ideale Ciancaione scatta in testa. Ed ancora il bilancio dei vigili, ZTL ignorata, le multe in città sono triplicate. E a Lanciano sempre la questione dell'indagato per truffa e ai domiciliari, timbrava e usciva, preso assenteista. Torniamo al Messaggero, vediamo se riusciamo a vedere la prima pagina dedicata appunto alla Regione Abruzzo. Vediamo un attimo, altrimenti passiamo al quotidiano intanto della provincia di Teramo, la città. Eccoci, abbiamo ripristinato, ecco la prima pagina dedicata alla Regione Abruzzo, che giustamente apre con il caso Maravalle, 10 anni di libertà vigilata. Pescara uccise il figlio Maxim, riconosciuto infermo, sarà monitorato dai servizi sociali fino al 2026, un anno per il falso nei documenti per l'adozione, la moglie e 2 medici a giudizio in corte d'assise. In breve, Lanciano, arrestato il furbetto del cartellino. E ancora D'Alfonso del Rio per l'aeroporto, farò l'impossibile, addio Ryanair. In conferenza Stato Regioni domani si parlerà anche di autorità portuali. A Pescara la decisione della Corte dei Conti, città dello sport, paga Albore Mascia. Ed ora vediamo la prima pagina invece dedicata, la prima pagina del quotidiano della provincia di Teramo, la città, vediamo come apre. Le sorgenti del Ruzzo sono a secco, inverno mite, precipitazioni assenti, dichiarato lo stato d'emergenza, attivato il potabilizzatore di Montorio. In breve, blitz antidroga tra i ragazzi alla villa comunale a Martinsicuro, coltellata tra chef per gelosia, lei patteggia. A Giulianova una app per segnalare le discariche. E a Teramo, polemica tra sindaco e commercianti sui lavori, volano gli stracci sul cantiere del corso. Teramo Calcio, vediamo, Di Giuseppe rompe il silenzio, chiede scusa, ma glissa sulla combin. Lo vedremo poi più nel dettaglio insieme a tutte le altre notizie. Intanto ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it, abruzzometeo.org. Vediamo se abbiamo un attimino per la linea a Giovanni De Palma per il appunto consueto appuntamento. Abbiamo Giovanni con noi. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, dicevo, consueto appuntamento con te come ogni mattina, quindi quali sono le previsioni e gli aggiornamenti? Allora, un sistema nuvoloso sta transitando sulla nostra regione, ma nelle prossime ore abbandonerà, diciamo, la nostra penisola e favorirà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, che si manifesterà dapprima sul versante orientale, poi successivamente nel corso del pomeriggio e sera anche sul settore occidentale, dove tuttavia nelle prossime ore saranno possibili ancora dei rovesci accompagnati da raffiche di vento, ancora vento forte nelle prossime ore sulle zone montuose e sul versante orientale, in progressiva attenuazione entro la serata. È previsto un temporaneo miglioramento, Elisa, nella mattinata di domani, ma è atteso anche il passaggio di un nuovo sistema nuvoloso tra giovedì e venerdì, che potrebbe dar luogo ancora ad annuvolamenti sulla nostra regione e a delle precipitazioni più probabili nel pomeriggio sera, a partire dal settore occidentale, dalla Marsica e dall'Aquilano, poi in successiva estensione verso
il settore orientale della nostra regione. Poi ci sarà ancora una volta un tempo migliore, un miglioramento nella giornata di venerdì, ma è probabile che, almeno quanto emerge osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, l'arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica nel corso della giornata di sabato. Quindi è lecito attendersi un nuovo peggioramento proprio nella giornata di sabato a causa del passaggio di un sistema nuvoloso che tuttavia potrebbe dar luogo, segnare l'inizio di una deciso miglioramento, peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle regioni centro-settentrionali, perché l'arrivo di questa nuova perturbazione potrebbe innescare la formazione di una vasta e profonda circolazione depressionaria sui nostri mari occidentali che, se confermata, porterebbe maltempo su gran parte della nostra penisola. Si tratta, questa Elisa, di una situazione da confermare nei prossimi giorni. Ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti. Elisa. Bene, grazie Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie Lisa, ma buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E io ricordo, come sempre, che oltre al sito internet abruzzometeo.it, abruzzometeo.org, potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, oppure il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. A tra poco. Seconda parte di Mattino 6, torniamo al Messaggero, entriamo all'interno, vediamo le notizie della regione, quindi doppia bretella sulla 25. Il progetto Toto finisce in un'interrogazione del Partito Democratico. Primo firmatario Ginoble si chiede cosa manca per avviare l'opera. Resta l'opposizione dei sindaci contrari guidati da De Crescentis. E vediamo la fotonotizia, oggi assemblea regionale a Pescara, i borghi più belli d'Italia, il caso ancora Febo Balducci, la battaglia degli eventi. Prima pagina dedicata a Pescara, città dello sport, Mascia paga i danni, 15.000 euro di condanna della Corte dei Conti per l'ex sindaco sotto accusa per l'incarico a Barbara Briolini, la manager fu cooptata nel comitato organizzatore senza valutare la presenza di professionalità negli enti pubblici. In centropagina l'aereo perduto da Alfonso in barca anche Del Rio nella battaglia per difendere Ryanair. Il governatore chiede di allentare il tetto agli aiuti di Stato, dubbi sul trasferimento di beni alla Saga. E su questo articolo ci fermiamo per vedere appunto il contributo video di Francesca Romana Testi. La notizia è quella di un intervento organico di rigenerazione, così la definisce il presidente D'Alfonso. I lavori di adeguamento e messa in sicurezza della landside e dell'airside dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, compreso un ampliamento dell'area commerciale e il passaggio da 3 a 5 gate, lavori che verranno ultimati entro il 2016, notizia che arriva ad una settimana esatta dall'annuncio di Ryanair di abbandonare la base di Pescara. Noi qui stiamo investendo 9 milioni di euro per la messa in sicurezza, per l'efficientamento, per il rinnovamento strutturale di questo sedime aeroportuale. Questo per renderlo anche bersaglio di investimenti ulteriori, di vettori che vogliono garantire ulteriore connettività all'Abruzzo verso l'Italia e verso il mondo. Noi ci tenevamo, abbiamo rispettato il cronoprogramma, al 31 di dicembre avevamo tutti gli obblighi giuridicamente vincolanti. Sono anche contento per le imprese risultati aggiudicatarie poiché hanno la forza di assumere anche impegni morali verso l'aeroporto d'Abruzzo a favore dell'Abruzzo nei confronti del mondo. Sono convinto che presto cominceranno le tute degli operai a sporcarsi di cemento per fare le opere che occorrono a questa infrastruttura aeroportuale. L'Abruzzo può rinunciare a Ryanair? Assolutamente no, ci lavoriamo nel rispetto delle regole e delle leggi, sapendo che ci sono tre vincoli: il vincolo di bilancio della Regione Abruzzo, il vincolo del quadro normativo nazionale e quello del quadro normativo europeo. Io dopodomani parlo col Ministro Del Rio anche di questo problema, di una revisione della normativa in questa direzione. Dobbiamo avere agibilità per evitare di avere guai e di produrre connettività. C'è una strada per confermare la connessione
aeroportuale con il mondo senza che questo produca ferite alla rilettura postuma fra 2 o 3 anni, come purtroppo è accaduto in qualche sedime aeroportuale italiano. Ed ancora nella prima pagina dedicata a Pescara, nel taglio basso, cancellata dalle ruspe anche Villa Napoleone, la bella residenza anni 60, lascia il posto a un condominio VIP di Biase, senza vincolo per Pescara, sarà la fine. Andiamo ancora avanti, vediamo sempre in Pescara la notizia sul delitto in libertà vigilata per 10 anni, il papà che soffocò il figlio. Maravalle riconosciuto infermo di mente, condannato soltanto a 1 anno per i falsi certificati decisivi per l'adozione. E anche su questo, poiché si è svolta ieri pomeriggio l'udienza, vediamo il contributo video. Assolto perché non punibile in quanto incapace di intendere e di volere all'epoca dei fatti. 1 anno di reclusione per il reato di falso in concorso, pena sospesa, libertà vigilata per 10 anni. E quanto deciso dal GUP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio a carico di Massimo Maravalle, il tecnico informatico di 48 anni, affetto da disturbo psicotico atipico, che la notte tra il 17 e il 18 luglio del 2014 uccise nel sonno il figlio adottivo di 5 anni, Maxim, di origine russa. Maravalle, difeso dall'avvocato Giuliano Milia, è stato giudicato con il rito abbreviato. Patrizia Silvestri, madre adottiva di Maxime e moglie di Maravalli, Giuliana Iachini, medico del servizio di medicina legale del lavoro dell'ASL di Pescara, e Fabio Panzieri, medico di base, sono stati invece rinviati a giudizio per il reato di falso in concorso. Il processo a carico dei 3 prenderà il via il 27 di aprile prossimo davanti alla Corte d'Assise di Chieti. Era stato lo stesso PM Andrea Papalia a chiedere l'assoluzione di Maravalle dal reato di omicidio, in quanto, secondo la perizia dello psichiatra Renato Ariatti, all'epoca dei fatti il tecnico informatico versava per infermità in condizioni di totale esclusione dalla capacità di intendere e di volere. Inoltre, il GUP ha fissato per il 24 marzo prossimo alle 10 l'udienza di verifica periodica della pericolosità sociale di Maravalle. Per quanto riguarda invece il reato di falso, secondo l'accusa, Maravalle e la moglie, relativamente alla dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale presentata al Tribunale dei minorenni dell'Aquila, avrebbero omesso di riferire e fornire notizie sui disturbi e sulla patologia psichiatrica di Maravalle. I 2 medici, sempre secondo l'accusa, avrebbero invece attestato che il padre di Maxim era esente da difetti fisici e psichici, omettendo di rilevare l'esistenza di patologie. Una sentenza che indubbiamente, così com'è, non ci attendevamo, sia perché c'è un rinvio alla Corte di Assisi che ad un primo approccio ci appare completamente fuori luogo, e sia perché ritenevamo che ci fossero tutti i presupposti per il falso, almeno per quanto riguarda la mia assistita Patrizia Silvestri, tutti i presupposti per il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste e anche il reato. Io non credo che sia un caso che si risolve nelle aule giudiziarie, è un caso purtroppo che non doveva succedere, è un caso forse che va approfondito nelle sedi opportune, tant'è vero che mi risulta che le procedure siano state rinforzate, rafforzate. Purtroppo in Italia succede sempre che i casi tragici fanno sì che i protocolli vengano adottati dopo e non prima. Se questi certificati medici in qualche passaggio procedimentale si siano persi, e in quale, questo non spetta a me dirlo. Ed ancora vediamo, non chattate con gli sconosciuti, lezione della polizia al Galilei. Il processo, motociclista travolto dal bus, patteggiamento in arrivo, il mezzo della GTM passò con il rosso all'incrocio di Piazza Duca, causando la morte di Johnny Morelli nella foto. No degli ex attiva ai corsi professionali, l'avvertenza ai lavoratori respingono la proposta del comune, scelgono lo scontro legale. Nuova vita grazie ai jeans per la pietra della Maiella. Ed ancora vediamo in centropagina le foto appunto della festa, carnevale
bambini protagonisti da Francavilla a Montesilvano. E vediamo intanto scorrere le immagini del carnevale appunto di Francavilla. È stata la grazia appunto di Michael Olivieri, di Alice Cudicini, della serie TV I Cesaroni, ad animare la seconda sfilata di carnevale d'Abruzzo a Francavilla, cornice di migliaia di spettatori per il passaggio dei carri allegorici e dei gruppi di ballo abbinati, mentre in Piazza della Sirena la Olivieri ha dato vita a uno spettacolo per bambini, presenti a decine, tutti rigorosamente in maschera, intitolato Ti racconto una storia, chiassoso e colorato anche poi il carnevale a Montesilvano. Continuiamo con la nostra rassegna stampa, vediamo nel taglio basso appunto l'incidente fuori strada con la macchina, grave un uomo di Colle Corvino. Andiamo avanti, prima pagina dedicata a L'Aquila, sotto servizi, il fronte si spacca, Cialente non sono un optional, divide la proposta lanciata da Benedetti di stoppare il cantiere sull'asse centrale. Il presidente di Confartigianato plaude all'iniziativa del presidente dell'Assise. Il cronoprogramma, i lavori per il tunnel intelligente dureranno fino al dicembre 2018 e la nomina manager LASL, la giunta regionale, rinvia la scelta. Vediamo nel taglio basso, montagna, racchette in Gran Sasso, domenica l'iniziativa del CAI e l'inchiesta alla sbarra tra i giovanissimi rapinatori. La banda aveva svaligiato la carissa di Pizzoli, ma poi era stata acciuffata dai carabinieri. Andiamo avanti, lancia e rilancia subito le white list, il presidente nazionale dei costruttori, bisogna fare tutto il possibile per evitare il rischio di infiltrazioni criminose. Pierluigi Mantini, il comune dell'Aquila diventerà unica stazione appaltante per il capoluogo e per i comuni del cratere. In centropagina multe salate agli sporcaccioni, Cialente dichiara guerra a chi getta rifiuti per strada. In breve Campo Felice, sversamento di liquidi, chiesto maxi risarcimento. Andiamo ancora avanti. 6 kg di hashish nell'armadio, si tratta di un personaggio noto alla giustizia, già sottoposto al regime della sorveglianza speciale, assieme a lui arrestato anche un commerciante avezzanese, il cui ruolo, secondo gli inquirenti, sarebbe però più marginale. In centropagina Rivisondoli riparte la battaglia per autorizzare le terme alte, in breve Castel di Sangro, montagna e mobilità, dalla regione 21 milioni. A Sulmona, giunta senza i partiti, resta il nodo delle donne. E sempre a Sulmona, Santa Lucia, lo scempio si è allargato. Ai piedi del Morrone anche carcasse di auto, Eternit e rifiuti urbani. Vediamo la prima pagina dedicata a Chieti, telecamere e pattuglie per vigilare la discarica. Colle Sant'Agostino, anche il comune è pronto a intervenire, l'associazione Amici del Colle è intenzionata a consegnare un dossier al prefetto. Il caso Casa Mater, forse ricatti dietro la chiusura, il centro della Caritas nella bufera, drastica decisione del vescovo. La fiaccola, vediamo ultima tappa, Tot Run, 1000 studenti in città ed ancora carabinieri, sicurezza sul lavoro, denunce e maxi multe per 160.000 euro. Nel taglio basso le spine, Ciapicas integrazione per 3 mesi, struttura al collasso, il direttore Cacciagrano all'attacco. L'addio Magnacca, stamattina l'ultimo saluto, il primario stroncato da un infarto, in casa oggi i funerali. E vediamo ancora a Lanciano, al bar o a casa, arrestato furbetto dell'ASL, disposti domiciliari per un 36enne lancianese. Il commesso timbrava il cartellino e poi andava via. A far partire l'indagine coordinata dal PM Rosaria Vecchi è stata una denuncia anonima, 8 casi dopo il pedinamento.
Vasto, cinghiale contro auto, incidente sulla statale 16 ed ancora in breve a Tessa, cade dalla bicicletta, finisce in rianimazione. A Lanciano primarie anche Sel si getta nella mischia. Torniamo alla notizia di prima. E ancora vediamo ad Ortona i pescatori, guerra all'inquinamento, sversamenti violacei, il Dal Riccio chiesto incontro urgente a Mazzocca. E ancora Vasto, qualità dell'aria al porto è allarme. Prima pagina dedicata a Teramo, vediamo in apertura Far West al volante, multe raddoppiate, 27.500 le sanzioni della municipale combinate nel 2015. Cultura, nasce Altri Mondi, culla di Teramo Comics, la youtuber dell'Imolo ottiene l'Oscar della rete. E i controlli, tre ragazzi con la droga tentano la fuga nel parco ad Atri, ospedale punto nascite chiuso, Noemi batte tutti. Vediamo nel taglio basso, torniamo alla pagina dedicata a Teramo, vediamo il taglio basso, eccoci, cantiere e barriere, Movimento 5 Stelle e PD insorgono. I compensi, provincia, Zecchino, il manager più pagato. Ed ora vediamo sulla costa Giulianova, bus scuola, un'ora per un chilometro, duro attacco delle famiglie agli orari dei pulmini dopo l'entrata in vigore della settimana corta. I nostri ragazzi si debbono alzare all'alba per arrivare e le maestre ci dicono che a volte si addormentano. Garrufo di Sant'Omero, resta grave il quindicenne caduto dal balcone, ancora in breve Giulianova, salita a Montegrappa sporca, una denuncia. Sempre a Giulianova, Pepe alla foce del Tordino, salveremo la spiaggia. A Martinsicuro, coltellata al compagno, patteggia 18 mesi, a Pineto, parchi ed aree protette, fusione possibile. Andiamo ancora avanti, vediamo, Abruzzo Sport ci torneremo, quindi torniamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città, vediamo all'interno, dopo aver visto appunto la prima pagina, la pagina dedicata alla regione, chiedevano i contributi per i morti, operazione della Guardia di Finanza nella Marsica, 117 agricoltori denunciati per falsità ideologica. Demografia, la montagna si spopola ma solo al sud ed ancora vediamo il caso, L'Aquila, non siamo noi a decidere gli sconti per il pedaggio dei camion. Strada dei Parchi risponde alle provocazioni dei trasportatori che hanno lanciato lo sciopero del casello. E le nomine sempre all'Aquila, pasticcio dirigenti, il sindacato bacchetta alla regione di D'Alfonso. Il sindacato protesta per i provvedimenti adottati per pura discrezionalità politica e non professionale. E in primo piano ancora l'emergenza siccità, le sorgenti del Ruzzo sono rimaste a secco, carenza idrica in pieno inverno per assenza di precipitazioni. Forlini costretto a mettere in funzione il potabilizzatore di Montorio. Andiamo ancora avanti, vediamo Teramo, volano gli stracci sul cantiere del Corso, il sindaco e i commercianti sapevano dei lavori sui due lotti, gli interessati falso, cambiate le carte in tavola. E la riunione, secondo il sindaco, le associazioni sapevano che i lavori sarebbero andati avanti su due lotti da fine novembre. E il Movimento 5 Stelle di Teramo propone la sospensione della Tari per i commercianti. Il consigliere Berardini chiede un cronoprogramma certo sull'avanzamento del cantiere e porta il caso in consiglio. Ed ora il bilancio dei vigili, automobilisti spericolati e pericolosi. Nel 2015 la Polizia Municipale ha elevato oltre 27.000 multe, a farla da padrona nel computo, e la ZTL poi il divieto di sosta. E queste le statistiche appunto, andiamo avanti, sempre a Teramo, cannette alla villa e piantagione di erba a casa. Blitz della polizia, due giovani teramani denunciati per spaccio e un altro per ricettazione di oggetti rubati. Le perquisizioni, due ragazzi beccati alla villa comunale di Teramo, nascondevano la marijuana in tasca e nello zainetto, a casa è spuntata la serra come vediamo nella foto.
In breve, pressioni, tre teramani nelle sezioni tematiche dei giovani avvocati. Ed ancora vediamo il lutto tra i professionisti della sicurezza. Si è spento Genovese, l'ingegnere appassionato d'arte, il 61enne era collezionista e studioso delle maioliche di Castelli. Barriere architettoniche, le richieste dei disabili sono rimaste lettera morta. A Piazza Garibaldi scomparsi due occhi di gatto installati sulle strisce pedonali. Queste le notizie in breve. E vediamo ancora, andiamo ancora avanti, vediamo la città e le notizie della provincia Montorio, autodromo, chieste le dimissioni di Angese Testa dopo l'approvazione della variante al PRG, i pentastellati accusano l'assessore comunale di incoerenza. L'evento a Castellalto, a Castelnuovo, si parla di zootecnica e agroalimentare nel sistema Abruzzo. Al convegno della sala polifunzionale interverranno esperti, aziende del settore, gli assessori regionali Pepe e Paolucci. E sempre a Castellalto il nuovo centrodestra propone il nome di Vito Strusi come sfidante di Vincenzo Di Marco. Corropoli viola l'obbligo di sorveglianza ma viene sorpreso dai carabinieri. E a Teramo un anno e sei mesi per la coltellata di gelosia, patteggia la donna che aggredì il compagno nella cucina del ristorante. Martinsicuro, anche la vittima, è finita a processo con l'accusa di favoreggiamento per aver negato i fatti. A Sant'Omero risparmio di 100.000 euro con la nuova gara dei bus, l'impegno di spesa da parte del comune passa da 295.000 euro a 200.000 euro. E a Civitella vediamo cugini di campagna ospiti del ristorante Ermo Colle per la sera di San Valentino. Il Fatto, Giuliese diventa protagonista della satira delle elezioni presidenziali in USA. E in apertura invece di questa pagina, un'app per segnalare le discariche abusive, presentato il progetto di Ecotedi per facilitare la segnalazione dei problemi. Sarà possibile quindi segnalare anche i disservizi con tanto di foto e localizzazione. In breve, Mociano Sant'Angelo, Forza Italia chiede l'intervento di sindaco e prefetto per l'ondata di furti. A Giulianova, Arboretti soddisfatto per lo spostamento della piscina per sub. E il caso, sempre a Giulianova, polemica 5 Stelle per i lavori fermi al Castrum, l'intervento da 1 milione di euro sarebbe dovuto terminare ad inizio gennaio. Ad Atri, bimba nasce nel punto nascita già chiuso, la madre è arrivata al San Liberatore con le contrazioni, scatta il piano d'emergenza ma la piccola nasce ad Atri. E l'incontro, passi in avanti verso la creazione dell'area verde Cerrano Fino. E tra le cronache, Massimo Maravalle è assolto dall'accusa di omicidio, il tecnico pinetese, abbiamo già visto, ha ucciso il figlio adottivo in preda ad un delirio paranoide ed è stato assolto appunto dall'accusa di omicidio. E a Roseto in breve tornano gli incontri dell'Istituto Moretti, la serie di incontri e approfondimenti culturali dedicati ai giovani e a tutti gli appassionati riprenderanno appunto giovedì alle 15.30 presso l'Aula Magna. Prima pagina dedicata alla cultura, il mondo aperto della poesia nel nuovo volume della rivista smerigliana Versi e saggi per una letteratura al di là dei confini. E torniamo alla prima pagina, quindi in apertura della città, perché ci soffermiamo sulla notizia appunto relativa al Teramo Calcio, quindi di Giuseppe che rompe il silenzio e chiede scusa ma glissa sulla combin, e lo ascoltiamo in questo piccolo stralcio appunto tratto dalla trasmissione Pro Teramo di Jacopo Forcella. Cosa che mi preme maggiormente, ma questo anche da tempo, al di là di tutto quello che poi si dirà nel corso della trasmissione, io ci tengo a chiedere scusa, perché comunque penso che degli errori da parte mia comunque ci sono stati e le responsabilità me le sono prese, ma chiaramente non è nemmeno quello il problema. Io penso di dovere delle scuse a tutti gli sportivi in genere, ai tifosi teramani in particolare, assolutamente, perché comunque so quanto questa vicenda abbia fatto soffrire
una città intera e forse non solo una città, a cui io comunque non posso che rimanere legato per tanti ovvi motivi. E poi le scuse per ultime, ma forse per prime, io li voglio fare, perché la cosa che mi è rimasta molto impressa soprattutto nell'ultimo periodo di Teramo è stata la grande vicinanza dei ragazzi, dei più giovani, dei bambini. Le scuse sono spontanee, sono al di là di quello che poi diremo, perché poi di punti non chiari ce ne sono tantissimi, però io ci tenevo a dire questo perché è chiaro che io sono stato comunque una parte importante di quella vicenda. Qui parliamo di... Tanto è nato tutto da una tentata combine, da una sentenza che poi è stata sotto gli occhi di tutti e tutti un pochino l'abbiamo letta, ed è una sentenza che a me ancora adesso purtroppo, e devo dire purtroppo, lascia sconcertato, perché alla fine di tutta la giostra si parla di una partita consumata, perché quella per la giustizia sportiva è stata una partita consumata. L'unico problema... però è un problema che è chiaro che a livello di giustizia sportiva può contare o non contare, ma la verità è che dei 22 giocatori che stavano in mezzo al campo nessuno è stato chiamato in causa, e questo a me continua, è una cosa che dovrebbe far pensare tanto. Una semplice risposta, sì e no, c'è stata la combine? No. Ed ora Abruzzo Sport, ci colleghiamo così con la pagina sportiva. La Padula aspetti l'Italia, Oddo appena giocherà le prime partite in Serie A, il selezionatore azzurro lo convocherà, ne sono sicuro. Contro il Vicenza ci aspetta una gara durissima, loro si chiudono e ripartono, bisognerà avere pazienza. Queste le dichiarazioni, alcune delle dichiarazioni appunto di Oddo, ne ascoltiamo altre nel contributo video. Margiotta era un buon giocatore di Serie B, la Padula potrebbe essere un grande giocatore di Serie A, c'è una differenza abissale, quindi sicuramente Margiotta non avrebbe mai potuto ambire la nazionale italiana. La Padula secondo me lo può fare, per quello che ti dico, per lui, probabilmente per Margiotta è stata un'esperienza incredibile, un'opportunità incredibile, perché ha avuto modo di giocare in un nazionale, cosa che non avrebbe potuto fare per una nazionale italiana. La Padula secondo me lo può fare, lo potrà fare se continuerà questa crescita costante, quindi laddove io vedo un'opportunità di giocare, di avere una chance, quantomeno per una nazionale dell'importanza di quella italiana, oltretutto lui insomma, ha detto di sentirsi italiano, io aspetterei un attimino. Cioè, se un allenatore azzeccasse tutte le formazioni avrebbe 186 punti a fine campionato, o se azzeccasse tutte le sostituzioni, quindi siccome tutti sono umani, non è una macchina, non è una catena di produzione, ma è comunque una serie di scelte fatte sulla base di tante cose che vedi in settimane, a volte si sbaglia la formazione, a volte si pensa che un giocatore possa essere adatto e non rende per quanto uno pensa, e non è il caso di Mandragora, perché Mandragora ha fatto anche una buona partita, ha messo anche qualche pezza dietro, sì. O non si può immaginare che un giocatore come Caprari ad esempio faccia la sua 25esima partita da 8, ci può stare pure che ne faccia una 6 e mezzo, perché secondo me non è una partita assolutamente insufficiente quella di Caprari, dopo che ha messo un assist gol e ne ha messi altri 2 nel secondo tempo. E le cose che non sono andate sono le solite cose nostre, eravamo lunghi. Eravamo molto lunghi, questo non vuol dire che quando sei lungo lo devi essere da dietro, ma lo devi essere anche da davanti. Quindi a volte quando si soffre e si sta un po' indietro perché gli altri magari ti mettono 180 palloni lunghi e tu devi andare per forza dietro, in quel momento devono correre indietro in tutti quanti, e quindi la squadra si accorcia da dietro ma si accorcia anche da davanti. E dopo l'allenatore Oddo troviamo sempre sulla prima pagina di Abruzzo Sport del Messaggero le dichiarazioni del bomber: la Padula non chiudo le porte al Perù, ha dichiarato. Ed ancora vediamo sempre per il calcio di Serie B, Virtus, la cessione diventa un mistero, Bisogno dopo l'incontro continua a manifestare ottimismo,
Guglielmo Maio ribatte possibilità di chiudere in fretta 0. Il calcio di Lega Pro, chiodi cauto, per cedere servono garanzie, parliamo dell'Aquila Calcio, mentre sempre per la Lega Pro del Teramo, quindi parla di Giuseppe, lo abbiamo ascoltato, Teramo scusami ho sbagliato, ma non c'è stata combin, ma eventualmente non avrei potuto agire da solo. Abbiamo sentito anche queste dichiarazioni nello stralcio appunto della trasmissione di TV6. Ed ora mattino 6 quindi termina qui la nostra rassegna stampa. Vi lascio all'oroscopo del giorno e vi auguro una buona giornata. Ariete. In questa giornata sarete ipersensibili e un po' litigiosi. Evitate di pretendere l'impossibile. Nonostante la dimensione piacevole dello stare in compagnia, rischiate di sollevare un mare di polemiche. Toro. Farete bene a trascorrere qualche ora fuori dal solito ambiente, dagli impegni di sempre, per addentrarvi in situazioni che vi diano nuovi stimoli. Non scartate a priori una proposta interessante. Serata magica per quanto riguarda l'amore, potreste essere tentati da golose compensazioni. Grazie al trigono lunare, razionalità ed emozioni oggi viaggiano su binari paralleli, dando luogo ad una piacevole sensazione di completezza. Nel privato sarete disposti a voltare definitivamente pagina riguardo ad una vecchia incomprensione. Anche se ritenete di essere nel giusto, evitate di affrontare temi delicati in famiglia, in particolare se riguardano questioni economiche. Soprattutto imparate a mediare, far valere a tutti i costi il proprio punto di vista sarebbe inutile. Porterete avanti gli impegni senza fretta, concentrandovi per cercare le soluzioni migliori. Prendete parte ad un'iniziativa culturale. Se con il partner eviterete di fare la voce grossa, l'amore oggi sarà la vostra tenera consolazione. Vergine, avete un sogno? Pensate che sia realizzabile? Ebbene, finché non proverete a tradurlo in realtà, non lo saprete. È giunto il momento di verificare la fattibilità di ciò che avete in mente. Potreste avere una sorpresa. Se avete una relazione affettiva importante, valorizzate l'intesa col partner. Bilancia. La voglia di ampliare i vostri orizzonti culturali o di dedicarvi a nuovi hobby e interessi è alimentata dalla Luna, che stimola la vostra curiosità intellettuale. Abbandonate i vecchi abiti e la vecchia immagine per crearvi un look tutto nuovo. Scorpione. Siete in una forma fisica non brillante e in una situazione difficile nella sfera familiare. Otterrete l'aiuto che vi serve a patto di mettere da parte l'orgoglio e chiedere una mano a chi può risolvere molti problemi. Serata sottotono, rinuncerete agli impegni mondani. Sagittario. Una luna amica vi assicura divertimento, momenti felici e spensierati con le persone vicine e forse qualche incontro interessante sul piano sentimentale. Con la forza che avete potete smuovere le montagne e trascinare gli altri dove volete, ma fatelo subito. Capricorno, giornata no, il che significa intoppi, problemi e ritardi che ostacoleranno i progetti del fine settimana, ma anche tensioni e litigi in amore. Rilassatevi e cercate di recuperare l'armonia interiore e tutti i pensieri negativi spariranno come per incanto. Acquario. Questo giorno si accompagnerà a situazioni abbastanza movimentate per quanto riguarda la vostra vita professionale. Nel pomeriggio ritagliatevi del tempo per la persona amata, per il riposo e per il relax. Ottima la sfera sentimentale.
Pesci, non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono del tutto, di fare prove di forza con la persona amata. Rimandate le vostre decisioni a momenti più facili. Il relax e le giuste ore di sonno vi faranno ritrovare il sorriso.